del nonno Cristoforo. Dai! Abbastanza. Siamo, saliamo. Un saluto ai miei concittadini e in questo comizio, che per me è tra l'altro il primo comizio, credo che sia necessario in questo momento ringraziarvi per la partecipazione. Soprattutto anche vorrei che, come proprio dice il termine comizio, che è un'assemblea dei cittadini, spero che sia un momento in cui non ci siano lasciate fuori anche i pregiudizi nei miei confronti e mi valutiate per quello che io dirò, magari facendo un'analisi attenta, delle riflessioni e quindi, se necessario, anche criticandomi successivamente. Vedete, è chiaro che noi non crediamo di essere i migliori, non crediamo di essere i detentori del sapere o coloro che hanno la soluzione a tutti i problemi che la città ha. Però è necessario in questo momento fare delle scelte. A noi, a me, è stato insegnato a tutti, di nella vita cercare di decidere. Noi potevamo scegliere se accettare le condizioni in cui si trova in questo momento la nostra città, oppure scegliere di consapevolmente avere le nostre responsabilità, farci carico di questo e dare un progetto nuovo e alternativo alla città. In termini di programmi, in termini amministrativi, in termini politici. Io oggi pomeriggio pensavo cosa dire sul palco ad Aula, cosa dire ai miei cittadini. E ho iniziato a fare una rassegna di quelli che sono stati i comizi elettorali che si sono tenuti negli ultimi 17 anni, da quando io ero ragazzo, facevo politica da giovane, poi sono diventato giovane, adulto. E ho cominciato a ricordare cosa dicevano gli ex sindaci, gli amministratori che hanno governato in questa città, cosa iniziavano a dire, quali erano le direttive che davano per il futuro di questa città. Vedete, davano turismo e agricoltura. E sappiamo tutti benissimo che poi dicevano due opere da realizzare, che erano il porto turistico, il depuratore collegato e il centro agroindustriale. È vero che forse da più di 15 anni, 20 anni che si parla di questo, no? E allora in questa fase ho detto, beh, salirò sul palco e io mi ritroverò a dire ciò che è stato detto dalle precedenti amministrazioni e che non hanno realizzato. E proverò a dire ciò che c'è bisogno in questa città. Vedete, in questi giorni si fa per spot. Ed è giusto, io partecipo anche a questo, e si parla di fatti, ci sono ex sindaci e amministratori che rivendicano opere, rivendicano finanziamenti, fanno a gara per dire io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, io ho realizzato quest'altra cosa. Però io vi pongo a tutti una domanda e dico, voi le opere che sono state realizzate sono delle opere che hanno contribuito a far crescere questa città? Allora inizierei anche con un modo chiaro e semplice, direi i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Noi in questo momento non stiamo bene, non stiamo bene per un discorso proprio di crisi economica, ma la nostra città non sta bene, non è quella città che dovrebbe essere forte economicamente, quella città che dovrebbe dare il meglio di sé. Allora oggi è il 30 di aprile, domani è il 1° di maggio, e si festeggia la festa dei lavoratori, e vi pongo un'altra domanda: scusate, quanta occupabilità, quanti posti di lavoro sono stati creati negli ultimi 20 anni in questa città? Quali opere hanno portato alla crescita economica di questa città? Quali iniziative
che hanno fatto le amministrazioni, hanno portato alla crescita economica di questa città. Riflettiamo e ne cominciamo a riflettere seriamente. Vedete, noi tutti penso che siamo stanchi, lo abbiamo anche dimostrato circa 3 mesi fa, quando siamo scesi tutti in piazza, siamo scesi in strada a manifestare, a ribellarci contro un sistema Italia che non va, contro una classe dirigente che non faceva gli interessi della città e del territorio. L'abbiamo fatto insieme al Movimento dei Forconi, l'abbiamo fatto insieme a quelle persone che con orgoglio e fierezza hanno difeso quelli che sono i loro diritti, che hanno rivendicato le ragioni di un territorio. E vedete, non è per demagogia o per fini di campagna elettorale o perché io voglio accattivare ora la simpatia di qualcuno o di qualcun altro. Ma vedete, io ho sostenuto da sempre, sin dal 2010, ho sostenuto sempre coloro, e quindi anche il Movimento dei Forconi, che sono battuti per la loro terra. Perché è necessario oggi che la politica torni a fare il loro dovere, il suo dovere. Cioè noi dobbiamo iniziare a stare tra la gente. Noi dobbiamo iniziare a intercettare, a interpretare i bisogni della gente. E non sono frasi fatte, non sono frasi fatte, non sono da campagna elettorale. Chi mi conosce sa benissimo che mi piace stare a contatto e confrontarmi sempre. Magari alle volte si hanno dei giudizi, dei pregiudizi nei confronti di persone che non si conoscono. Spero di farmi conoscere al più presto un po' da tutti. Però è necessario in questo momento anche pensare che la politica deve tornare proprio a quel ruolo importante di governo della città e non al tornaconto personale. Perché vedete, è chiaro ed è semplice fare tornaconto personale e avere sedie, poltrone. A me avevano proposto, ritiriti, cosa fa fare? E se picciotto, ti diamo un assessorato, ti facciamo fare un vice sindaco, ti diamo un incarico, l'hanno proposto alcuni di candidati al sindaco. Bene, ma noi abbiamo scelto invece l'altra strada, quella del coraggio, quello del rischio, quello di metterci in gioco. Non abbiamo scelto le sedie. Noi abbiamo scelto di metterci a disposizione vostra, al vostro giudizio. Noi abbiamo delle idee, dei progetti. Bene, se perderemo, faremo in modo che questi possano essere realizzati da altro, ma sicuramente non faremo accordi con nessuno per sedie o poltrone, che sia chiaro. Se qualcuno pensa che in questa campagna elettorale io non attaccherò o che ho sbagliato ad attaccare qualcuno perché non devo dire certe cose, ha sbagliato, perché poi c'è l'apparentamento, perché dopo c'è poi dobbiamo fare la coalizione. Non esiste, non esiste. Noi siamo candidati per dire la verità. Allora, se vi sta bene ciò che è accaduto negli anni passati, beh, continuate a votare, scegliete le stesse persone. Ma se tutti insieme crediamo che bisogna che ci sia qualcosa di nuovo e che dobbiamo cambiare e migliorare, allora iniziamo a mettere in campo idee e progetti nuovi. Vedete, è facile parlare di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, ma io mi chiedo, cari ex amministratori, dove siete stati? Scusate, anche io sono stato un consigliere comunale e ho fatto le battaglie per questo ed è dimostrato sotto gli occhi di tutti. Ma no, purtroppo non avevo lo strumento principale, che era quello di essere primo cittadino per poter realizzare le cose, per fare in modo che i dipendenti comunali fossero valorizzati al punto tale da poter dare un servizio migliore ai suoi cittadini. Noi facciamo pratiche con gestione edilizia che sappiamo quando le presentiamo e non sappiamo quando escono. E allora noi dobbiamo puntare al merito per valorizzare le migliori risorse che abbiamo all'interno del nostro comune. Noi dobbiamo puntare soprattutto anche alla trasparenza degli amministratori, perché non basta soltanto dire il dipendente comunale non so buone, ma cominciamo a dire anche che gli amministratori, il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali devono fare il loro dovere. E allora noi pubblicheremo su internet con un'operazione trasparenza i loro incarichi, i loro atti, le loro presentazioni di mozioni, faremo pubblicità delle loro presenze nelle commissioni. La gente deve sapere cosa fa il suo rappresentante del popolo e deve valutarlo appieno. Allora, vedete, siccome chi come noi non ha niente da nascondere, vogliamo la massima trasparenza e vogliamo che il comune sia aperto a tutti. Non vogliamo stanze chiuse.
Vogliamo che tutti partecipino alla vita politica della città. Vogliamo servizi sociali che siano veramente in grado di dare il meglio per i cittadini che sono meno abbienti, dare migliori risorse a loro e perché no, anche se riusciamo a creare una cabina di regia per i fondi strutturali, fare in modo anche che ci possa essere per i minori una nuova comunità d'alloggio che non esiste tuttora dopo 20 anni e non è stata mai realizzata. Bene, però vorrei anche, essendo uno che studia economia, che ha sempre studiato l'economia, parlare di quello che deve essere lo sviluppo di questa città, perché vedete, il benessere sociale che noi tutti vogliamo passa dall'economia di una città. Allora, turismo e agricoltura, da 20 anni che ne parlano, da 20 anni porto turistico, da 20 anni centro industriale, però non è stato fatto niente. Allora io dico questo, turismo, noi abbiamo un obiettivo facile, pensiamo che sia facile perché noi faremo in modo di realizzarlo e non ci presenteremo più su questo palco se non lo realizzeremo, non come fanno gli altri, che i loro programmi non sono stati rispettati e si ripresentano su questo palco. E allora, vedete, noi vogliamo un lungomare che sia il volano dell'economia turistica di questa città, un litorale che lo vediamo tutti com'è. Però noi vogliamo che da Contrada Gallina, Contrada Cicirata, passando da Contrada Zuccara con una viabilità da terzo mondo, si passi ad avere una città che sia attrattiva turisticamente, perché questo significa più economia, significa indotto, significa far girare occupazione, creare attrattiva di investimenti sul territorio, significa fare in modo che ci sia gente che stia sul nostro territorio e che i nostri giovani non vadano fuori. E allora, io vorrei anche fare un discorso su quella che è la nostra progettualità, perché poi in 20 minuti è difficile dire tanto, ma anche lo sport è fondamentale, si collega a quello che è il turismo perché noi dobbiamo cominciare a destagionalizzare e per destagionalizzare i grandi eventi, le manifestazioni, le nostre squadre che fanno sport devono essere valorizzate e portare altri i nostri colori della città e per fare in modo che si possa avere anche eventi durante periodi morti della città in cui non c'è economia. Allora, anche delle iniziative che noi abbiamo fatto, faccio cenno a quella che è l'economia degli imprenditori, dei commercianti, dei piccoli artigiani, dei commercianti. Noi avevamo proposto per i giovani l'esenzione dei tributi per i primi 3 anni e tutti mi hanno risposto, boh, ora i soldi non li pigliamo, e come vanno a fare? Bene, ma se non esistono queste iniziative imprenditoriali, non esistono queste attività, è chiaro che non c'è un'entrata nel comune, quindi non c'è niente che pigliare. Semmai dobbiamo fare modo, anzi, di dare un'opportunità a chi vuole mettersi in gioco. E questo è un altro impegno, noi lo faremo. Per i primi 3 anni le nuove iniziative imprenditoriali non pagheranno nessuna imposta. Dici, ma tutti su soldi ogni video comune è un fallimento. No, taglieremo. Razionalizzeremo quelle che sono le risorse date per incarichi esterni, razionalizzeremo le risorse per limousine e festicciole inutili, faremo in modo che ciò che hanno speso gli altri, perché badate bene, chi ora parlerà dopo e anche nei prossimi giorni, ha lavorato e ha governato quando c'erano i periodi di vacche e grasse, quando c'erano i soldi nei comuni, quando potevano fare, quando non potevano spendere. Noi ora dovremo lavorare senza risorse, ma con tutto questo non ci preoccupiamo, perché abbiamo dalla parte nostra, scusate se pecchiamo di poco modestia, ma anche le risorse con la competenza e la qualità delle persone. E vedete, siccome noi vogliamo puntare anche al sostegno di coloro che lavorano in questo momento, non soltanto a chi si affaccerà al mondo del lavoro, abbiamo pensato anche, visto che il regolamento dell'IMU si dovrà fare entro il 30 settembre, penseremo anche a loro con agevolazioni e aliquote ridotte per quanto riguarda chi ha attività imprenditoriali e per chi ha immobili in affitto, che in questo momento poi scaricherà l'affitto su coloro che lo pagano, e questo non è ammissibile. Allora, per noi è necessario cominciare ad avere una visione anche di sviluppo sostenibile della città. In quest'ottica parleremo anche di una revisione del PRG che hanno fatto, che è stato fatto, e ci mancherebbe, noi gli diamo merito. Ma è chiaro che parleremo di un'integrazione fra crescita economica e quello che è l'ambiente. E sviluppo sostenibile significa capacità di soddisfare le esigenze delle attuali generazioni, senza compromettere però la possibilità alle future generazioni di fare altrettanto, perché vedete, noi stiamo ereditando debiti e presunti debiti a un comune al dissesto finanziario, che non è colpa nostra.
E quindi chi ci è stato prima di noi? E badate bene, non significa gli ultimi 5 anni, gli ultimi 15 anni e 20 anni, con carte scritte, con documenti. Significa chi non ha fatto sviluppo sostenibile, significa chi ha fatto soltanto sviluppo per il proprio tornaconto in quel momento, senza pensare allo sviluppo della città. Noi abbiamo una prospettiva, non è una prospettiva di 5 anni, noi vogliamo governare per i prossimi 10 anni, noi vogliamo governare questa città e ci vogliamo presentare a voi sempre con la stessa faccia e con la capacità di dire le stesse cose che stiamo dicendo. Noi vogliamo fare con voi un progetto nuovo, perché ci crediamo in questa città, ha tante potenzialità questa città, e allora è necessario che insieme, non con scelte calate dall'alto, ma con scelte calate dal basso, scusate se dico il termine bottom up, non top down, ma vedete nella comunicazione anche fondamentale questo, noi vogliamo che ci sia la partecipazione dei cittadini, che ci sia la concertazione nelle scelte anche delle opere pubbliche. Noi vogliamo cambiare e rinnovare con voi. Allora vedete, siccome penso che un comizio poi troppo lungo non serva, e siccome penso anche che poi ci sono tanti che hanno tante cose da dire, fatte, hanno realizzato, avranno fatto tantissime cose, che ovviamente noi non abbiamo potuto fare, ma anche per un discorso proprio anche anagrafico, ma vi voglio lasciare con una frase che è quella che mi accompagna in questi giorni in politica da più di 5 anni. Non sappiamo se cambiando si migliora, ma sappiamo anche che per migliorare bisogna cambiare. E allora vedete, Winston Churchill ci insegnava, noi nel segno del rinnovamento, nel segno della competenza, vogliamo dare una visione diversa a questa città e nuova. Insieme a voi possiamo farcela, e a chi pensava che stupiccio teddo o insieme che non hanno la capacità di governare, in questo momento siamo in corsa, vogliamo giocarcela fino in fondo e vogliamo essere insieme a voi a governare questa città. Grazie Aula.